Claudia, ciao Patrizia. Ciao Franco. Buonasera a tutti. Vi ricordo in premessa che come al solito registriamo la serata. Poi chi vorrà potrà rivedersela. Buonasera allo staff del progetto, al nostro ospite d'onore Luca Bassanese, al chi rappresenta gli sponsor, altri ospiti che hanno voluto partecipare, invitati da Angelo, agli amici rotariani del club Cadore Cortina e di Belluno e del nostro club. Allora, questa sera vi illustreremo un service molto bello. E già ricordo che nella prima presentazione che abbiamo fatto a Giovanni XXIII era stato estremamente apprezzato. E questa sera vi parleremo in particolare del sito e delle azioni che si sono messe in atto e in divenire, che dimostrano, oltre alla raffinatezza dei processi, e siamo certi anche l'efficacia del risultato, anche che nonostante la pandemia, alla fase ideativa dei service segue sempre una fase operativa. E tutti i service che possono essere portati avanti in questo periodo vengono portati avanti con determinazione. A tal proposito, una piccola parentesi per dirvi, soprattutto mi consentite agli amici di Belluno che stanno seguendo un altro service, che questa mattina insieme al vice ministro delle politiche sanitarie e degli affari sociali dell'Albania, nostro caro amico, grazie Angelo, abbiamo incontrato appunto con Angelo l'assessore regionale alla sanità e al sociale della Regione Veneto, proprio perché stiamo portando avanti un service di collaborazione con gli amici albanesi, nonostante la pandemia, e anzi per mettere in atto proprio azioni di sostegno a questo momento così difficile. Per i non rotariani, ricordo che i rotariani lo sanno bene naturalmente, che oltre alle 6 aree di intervento del Rotary, che teniamo sempre come linee guida per le nostre azioni, si è aggiunta una settima area, il sostegno ambientale, che è una nuova opportunità di impegno per tutti noi per portare cambiamenti positivi, perché questa è la nostra missione. E è proprio con questo spirito che ancora prima della creazione della settima area, Angelo e il suo staff, che poi è cresciuto nel tempo, ci hanno proposto il progetto Ambientiamoci, anticipando le sollecitazioni del presidente internazionale, del nostro presidente internazionale, che in occasione del 21 marzo, che è la giornata rotariana dell'ambiente, ha sostenuto testualmente: c'è tanto che possiamo fare per rendere prioritarie le questioni ambientali. A partire, aggiungiamo noi, e questo è uno dei messaggi del progetto, dalla conoscenza dei fenomeni, al di là delle particolari competenze tecniche scientifiche, e dalla consapevolezza che l'ambiente siamo noi e non possiamo che desiderare di conservarci al meglio. Cito anche il presidente del Consiglio Draghi, che nel suo discorso al Senato ha affermato testualmente: vogliamo lasciare un buon pianeta, non solo una buona moneta. Bene, e con questa breve premessa, prima di dare la parola all'amica Patrizia Luca, presidente del Rotary Club di Cadore Cortina, ringrazio ancora una volta tutto lo staff del progetto. Se mi consentite, mando un abbraccio particolare a Fulvia, che rivediamo con molto piacere. Ringrazio il cantautore Luca Bassanese, ospite d'onore, gli sponsor e Angelo, che poi farà da padrone di casa. E ringrazio, a proposito di casa, Davide, perché anche questa sera siamo suoi ospiti. Bene, Patrizia, a te la parola. Caro saluto a tutti, noi
abbiamo dato il patrocinio a questo progetto, che è una cosa veramente valida. È sulla cronaca tutti i giorni che il pianeta non ce ne abbiamo un altro di serie B, ma dobbiamo tutelare quello che abbiamo e lasciare una buona eredità anche ai nostri figli. E noi diciamo che i ragazzi sono il futuro, però il futuro lo stiamo costruendo noi. Se non facciamo le cose fatte bene, avranno un futuro molto impegnativo da portare avanti. Io adesso lascerei la parola ad Angelo che ci spiega bene il progetto e ringrazio per averci invitato a questa serata. Bene, grazie Patrizia. Angelo, se vuoi prendere il mio posto, sei tu il padrone di casa adesso. Buonasera a tutti, è con molto piacere che vedo tantissimi amici dall'altra parte dello schermo e quindi un saluto proprio a tutti. Per noi è una serata importante perché giustamente, come diceva la Presidente Maria Chiara, il tema ambientale ci ha coinvolti già da parecchio tempo, quando anche nel 2018 ci siamo impegnati a sostenere un'iniziativa che era la mostra Water is Life, l'acqua è vita, organizzata presso gli impianti natatori della nostra provincia, della società Onda Blu, insieme all'Istituto Canossiano e Insieme Si Può. E da quel connubio di lavorare insieme abbiamo compreso che era importante attivare tutta una serie di iniziative educative, di sensibilizzazione ai temi ambientali. E da lì è nata il progetto Ambientiamoci. Quindi, come diceva la nostra Presidente, abbiamo anticipato un po' quello che poi adesso la tendenza che ormai vede su tutti i canali, su tutte le varie organismi, eccetera, che pongono l'ambiente all'interno delle loro linee di azioni principali. Non mi dilungo troppo perché per noi era importante fare un po' il punto della situazione del progetto, che ovviamente ha subito dei rallentamenti in alcune sue azioni causa la pandemia, ma che si è concentrato invece a portare avanti sia la realizzazione del sito che presentiamo ufficialmente oggi e soprattutto anche per illustrare l'altra iniziativa sulla quale ci siamo concentrati in questo periodo, che è la trasmissione radiofonica Ecosveglia. Il progetto vede insieme tre realtà soprattutto coinvolte nella sua attuazione, che sono il Rotary Club di Belluno, l'associazione Insieme Si Può e il Cantiere della Provvidenza Cooperativa Sociale. Queste tre realtà che hanno mission diverse ovviamente, ma hanno trovato nella parte educativa e di sensibilizzazione il denominatore comune nel mettere assieme anche i saperi e le conoscenze. Quindi il gruppo di lavoro che ringrazio e che poi si presenterà nell'illustrare le diverse azioni del progetto è espressione di queste realtà. E quindi in questo modo ci siamo attivati. Ricordo che l'obiettivo nostro è quello di unire queste competenze diverse proprio per raggiungere quell'obiettivo di far sì che il tema ambientale non sia solamente concepito come un qualcosa di solamente teorico, ma che debba diventare un impegno non solo delle organizzazioni, degli organismi. Abbiamo sentito l'ONU in questi giorni ha inserito il tema dell'ambiente e lo accomuna alla valorizzazione del PIL, la definizione del PIL insieme all'impatto ambientale. L'Unione Europea con il Green Deal, la sfida del verde, impone tutta una serie di obblighi in questo campo. A livello locale, le aziende e tutte le realtà si stanno muovendo, tenendo sotto controllo anche il tema del sostenibilità ambientale. Quindi il progetto si consta della collaborazione e la sinergia di queste tre realtà e poi ovviamente abbiamo una commissione Rotary dell'espressione dei tre club e quindi ringrazio tutti i componenti della commissione che aiuta e supporta l'attività del gruppo di lavoro e poi abbiamo appunto le tre diverse azioni. La cosa più importante, oltretutto, è che abbiamo quindi tre strumenti. Non abbiamo un pianeta B, che è l'azione educativa nelle scuole, la Ecosveglia, la trasmissione radiofonica, quindi di sensibilizzazione della comunità, e il sito che diventa un luogo non statico ma dinamico dove andare e voler approfondire le diverse tematiche.
Ovviamente tutto questo è possibile grazie agli sponsor, che mi corre l'obbligo anche di citare in questa occasione, che hanno permesso, insieme all'impegno dei Rotary stessi, a sostenere e quindi a realizzare questa iniziativa. Un'iniziativa che non è estemporanea, è un progetto pluriennale, per cui tutti i tre club hanno deciso di investirsi e di investire in questo modo e coinvolgere in questo modo i partner, affinché questa progettualità abbia una durata che non vada a concludersi fra qualche anno, perché il tema è attuale e non è che finisca domani. Quindi ringraziamo sicuramente, oltre che i tre Rotary Club, anche Cassola Autotrasporti, l'Assicurazione Generale Agenzia di Belluno in Piazza dei Martiri, Latte Busche, Meccano Stampi, Manifattura Valcismon, Unifarco, De Bona Motors. Poi vi è il supporto tecnico, perché non ci sono solo partner di sostegno economico e finanziatori, ma anche il supporto tecnico di SVG e Radio ABM e la collaborazione delle scuole in rete, della rivista Il Veses e il Consorzio Turistico Dolomiti Prealpi. Quindi questo è un po' il canovaccio nel quale si muove il progetto Ambientiamoci. Per entrare maggiormente nell'argomento dell'approccio anche di significato, passo ora la parola ad Oscar Paganin, che entrerà nel merito del progetto Ambientiamoci dal punto di vista delle motivazioni che ci hanno portato a realizzare questo progetto. Eccomi qua, buonasera. Sì, appunto, sono Oscar Paganin. Sono coinvolto nel progetto, nella parte educativa e nella composizione di contenuti per il sito. Volevo parlare un attimo dell'origine della parola, del nome Ambientiamoci, e un paio di spunti sui perché, diciamo, siamo partiti in questo percorso. Ambientiamoci è nata in realtà come rubrica della rivista locale Il Veses, che scrive qui nella Val Belluna, da un'idea mia di un mio amico Michele Argenta, e l'obiettivo primario era parlare della crisi climatica ed ecologica e portare questi temi globali enormi e che sembravano così distanti sul contesto locale, e far capire in realtà alle persone che sono molto più vicini di quello che pensiamo e che in realtà molto si può fare anche a livello locale. Da lì si è capito che non era abbastanza. Anche a livello scientifico sappiamo che i soli dati, le sole informazioni non sono abbastanza finché le persone iniziano a essere coinvolte, ad agire e a cercare anche loro un cambiamento in questa nostra società. Allora da lì si è cercato appunto creare sinergie, trovare altre persone e creare questo progetto che potesse avere più scopi. Infatti ci sembrava molto limitante la questione solo degli articoli, anche perché sappiamo che il solo incentivare un cambiamento a livello individuale non è abbastanza. Il problema della crisi climatica ed ecologica è sistemico e molto profondo a livello culturale, e azioni individuali non bastano. Quindi è molto importante affrontare il tema con diverse metodologie, diversi strumenti che sono appena stati elencati e poi dopo vedremo in maniera più approfondita. Questo è l'inizio, ovviamente. Io mi auspico che a questi mezzi che stiamo utilizzando ora se ne aggiungeranno altri di altrettanto efficaci e che appunto vadano ad approfondire questo problema così sistemico e così radicato nella nostra società, che si passi dalle parole e da questi articoli iniziali a appunto i fatti. Mi fermo qui, così c'è più tempo dopo per gli altri interlocutori e magari una discussione alla fine. Grazie Oscar, e volevo ricordare, se facciamo una visione del sito, che ovviamente per anche dare un'identità al sito abbiamo chiesto al grafico Roberto Brio Brisson di elaborare i loghi, e quindi per ogni azione il progetto stesso ha un suo logo, Ambientiamoci, come vedete, con il significato anche di amo, amore, quindi
l'ambiente, amo l'ambiente e amo anche la terra. Poi abbiamo il logo di Non abbiamo un pianeta B, e per cui adesso passo la parola a Daniele Giaffredo e a Federica De Carli che ci illustrano l'azione Non abbiamo un pianeta B, che possiamo vedere anche sullo schermo. Prego Federica e Daniele. Sì. Non abbiamo un pianeta B. Federica, Daniele, mi sentite? Sì, sì, buonasera. Sentite? Credo di sì. Sì, buonasera. La domanda che qualcuno potrebbe porsi è come mai una ONG si occupa di ambiente? E, nella verità, quello che noi crediamo, e come per fortuna ormai diventa diffuso nell'ambito anche di tante ONG a livello globale, è che il nostro approccio deve essere comprensivo a più livelli. Anche la conferenza, l'incontro di questa sera, vi ringrazio tutti per essere presenti e ad ascoltare il frutto un po' di questo lavoro di questi mesi, è quello di agire a più livelli, in più direzioni, con un'attenzione che sia, diciamo, omnicomprensiva. Noi ci chiediamo spesso che senso avrebbe parlare di progetti che rispondono alle crisi di milioni di persone rimaste senza raccolti agricoli, o alle carestie dovute a delle siccità inedite, o che senso avrebbe rispondere all'emergenza di migliaia di villaggi devastati da alluvioni mai verificatesi prima, o l'epidemia di colera perché le falde o i suoli sono inquinati, o le migrazioni, no? Questo fenomeno che viene interpretato da tanti indicando molti fattori, ma troppo spesso dimenticando le forzanti climatiche che sono estremamente determinanti. Quindi le azioni delle ONG spesso sono una risposta che deve tenere in considerazione tutto questo. È quello che cerchiamo di fare rispetto al problema dell'acqua, alla gestione protetta delle acque reflue con le latrine. Quindi questo si cerca di fare come ONG, si cerca di insegnare in quei paesi, accompagnare la formazione nei paesi nei quali non esiste una gestione responsabile dei rifiuti o della spazzatura, tutto quello che è il rispetto dell'ambiente che noi abbiamo imparato semplicemente 20 anni fa. Io 20 anni fa ricordo che è stata portata la raccolta differenziata a Padova, mentre io ero studente lì, era stata cominciata questa forma di implementazione di un sistema che in altri posti del mondo, ma il pianeta è uno, viene applicata a piccoli passi oggi. Questo cerchiamo di fare la piantumazione di alberi per la CO2, no? In zone a deserto, a rischio di desertificazione. Ecco, il principio è questo, che si lega molto a quello che ha appena anche anticipato Oscar, che il pianeta è uno, l'atmosfera è una, l'acqua è una, e o ci salviamo tutti o non si salva nessuno. Come associazione da sempre e di recente anche al fianco spesso dell'amico, di tutti gli amici che ci hanno affiancato nei percorsi recenti, abbiamo impegnato tante risorse nella formazione delle scuole e con un termometro che abbiamo alla vita dei ragazzi e all'analisi di quelle che sono le criticità che riguardano il loro percorso di acquisizione di informazioni e di elaborazione di queste informazioni, ci siamo resi conto del panorama estremamente caotico, ma veramente estremamente caotico, che hanno i temi ambientali e climatici. Una specie di condizione di zoo, sostanzialmente, nel quale si trovano a vivere questi ragazzi, nostri ragazzi, che ricevono stimoli, informazioni e contributi un po' da qualsiasi tipo di fonte, da qualsiasi tipo di autorevole o meno esperto, che arriva al destinatario che, a seconda del tipo di mezzo o di rilevanza che ha lo stesso, percepisce che una cosa che gli viene riferita è vera o meno. Una specie appunto di zoo. Io ho pensato con gli amici questa sera di presentarvi una serie di slide, veramente rapidissima, nella quale molti di voi forse si riconosceranno. Queste sono alcune delle figure rilevanti a livello globale che impattano sulla nostra informazione climatica. Abbiamo Papa Francesco, per esempio, abbiamo Luca Mercalli,
ma queste due posizioni possono essere contigue oppure altalenanti, le possiamo ricevere tutte e due all'interno della stessa giornata. Poi abbiamo Trump, o abbiamo gli U2 che parlano di ambiente, o per contro abbiamo i temi ambientali e di sostenibilità, questa è Michelle Obama che ne parla. Abbiamo Carlo Rubbia che dice la sua, abbiamo Beyoncé che dice la sua, oppure alla fine qui ho scelto una slide un po' collettiva per far capire che poi se dovessimo chiedere veramente la posizione di tutti i G20, questi sono i G20, è curioso che tutti salutano e poi ci sono Presidente americano ex uscito e il presidente dell'Arabia Saudita che già trattano chissà quali accordi, speriamo ambientalmente sostenibili. Ecco, se lo chiediamo a loro, tutti quanti avranno una loro opinione. I nostri ragazzi ricevono direttamente o indirettamente tutte queste opinioni qui. E allora abbiamo creato, grazie a questo bisogno che ci siamo resi conto esserci di organizzazione del contenuto su questi temi ambientali. Abbiamo creato, cominciato a creare dei percorsi che facilitassero la fruizione e il coinvolgimento da parte dei ragazzi. Abbiamo cercato di sistematizzare il collettore di queste informazioni e delle tante realtà che offrono percorsi intorno al tema ambientale e climatico e che sono rimasti e rimangono preziosi collaboratori. In questi anni citava prima Paganin, citava Angelo, il Water is Life. Ma un percorso proprio dedicato al clima in questi anni che ha coinvolto i nostri studenti, la popolazione benvenuta, è stato Climate Change, un percorso con le scuole in rete, molto prezioso. Saluto il responsabile Franco Chemello che fa un lavoro in questo tema qui straordinario, con la Fondazione Angelini. E proprio da questa necessità educativa di organizzazione, di sistematizzazione e coinvolgimento nasce questo progetto. Nasce Non abbiamo un pianeta B. Un progetto pensato per le scuole, per ragazzi di età tra i 13 e i 18 anni, che Federica adesso vi racconta più nel dettaglio. Grazie, saluto anch'io tutta la platea e così vi esprimo la mia emozione sia per il fatto di essere qui con i colleghi del team e sia per questo momento, insomma, che ci permette, mi permette di conoscere e soprattutto di presentarmi e di presentare questo progetto che veramente ci sta appassionando sempre di più. Daniele aveva già anticipato come Angelo, il progetto Non abbiamo un pianeta B. Di fatto si tratta di un percorso. Come Insieme Si Può, abbiamo una lunga esperienza, già citata appunto da Daniele, di formazione e sensibilizzazione nelle scuole, per cui abbiamo fatto, cioè forti di questa esperienza, abbiamo messo anche come dire, a disposizione queste nostre competenze, ecco, e le abbiamo implementate grazie al lavoro proprio del team, appunto, che va nelle scuole, appunto, del quale faccio parte con Daniele, Costanza e Oscar. E di cosa si tratta, insomma, che percorso è quello di Non abbiamo un pianeta B? È un percorso in tre step, quindi in realtà sono tre appuntamenti nei quali il primo è un appuntamento essenzialmente di informazione e come diceva, tratta di un'informazione che è già stata filtrata, insomma, no? Che è già stata referata da qualcuno. Il secondo invece è un appuntamento che riguarda la ricerca di soluzioni, okay? Quindi la valutazione, la creazione di progetti. E la terza invece è l'appuntamento più creativo, diciamo, che è più laboratoriale, dove i ragazzi, sì, e i bambini, perché ripetiamo, la fascia è dagli 8 ai 16 anni, ma potrebbe essere estesa tranquillamente fino ai 18 anni, nella quale i ragazzi si possono, diciamo, mettere all'opera per creare qualcosa che ancora non esiste, oppure per far iniziare qualche buona pratica che invece è già in essere da qualche altra parte, ma semplicemente adottandola, quindi facendola propria. E abbiamo chiamato questi tre momenti come i momenti della testa, cuore, mani, un po' citando anche
qualcuno che sta sopra di noi, ma perché l'abbiamo effettivamente bene, si inquadra con questo, con il modello che abbiamo, che ci siamo immaginati. Siamo già, come vedete dal sito, ecco in fondo ci sono, c'è già citata qualche scuola nella quale siamo intervenuti e purtroppo abbiamo dovuto sospendere. E in realtà è vero che non abbiamo un pianeta B, ma abbiamo un piano B, quindi probabilmente, anzi sicuramente, diciamo da marzo in poi, cioè da ora in poi, riusciremo a ritornare in classe, sempre con ovviamente una modalità a distanza, ma creando, cioè, inventandoci diciamo nuove strategie, perché al momento non è ancora possibile, ahimè, rientrare veramente nelle classi. Non vi abbiamo detto che parte del progetto in realtà si svolge al di fuori della classe, ossia nelle aree limitrofe, nelle aree verdi, che le più prossime diciamo alle scuole. E diciamo che questo approccio è un approccio diciamo di solidità, non è solo qualcosa che noi narriamo, raccontiamo, ma anche facciamo vivere in qualche modo, quindi anche un'esperienza, attività interattive, giochi di ruolo, e quindi c'è anche una parte emotiva che fa da, che poi anche questa è un bagaglio del ragazzo, anche perché dovrebbe essere poi il motore per effettivamente generare cambiamento. E cosa potete fare o cosa possono fare le persone rispetto a questo progetto? Essenzialmente possono o potete, potete, mi rivolgo a voi, potete spargere la voce ed effettivamente invitare o dei vostri amici insegnanti oppure gli insegnanti dei vostri figli o nipoti a partecipare al progetto. Nel sito c'è proprio una banda, nella home, chiedo a Marco, dove si legge a scuola d'ambiente. Ok, perfetto. E a scuola d'ambiente, Marco, devi cliccare. Ok, ci siamo. In fondo, se scendete, in fondo, ecco, in questa banda qui, scopri di più, trovate un form attraverso il quale potete mettervi diciamo in contatto direttamente con noi, o potete far sì che le persone si mettano in contatto con noi. Quindi prima di tutto mantenersi informati attraverso il sito ed eventualmente spargere la voce. Poi sì, meglio di noi poi sicuramente ancora Coni raccontando, o gli altri amici raccontando della parte radiofonica o del blog o delle newsletter, potrete capire tutte le potenzialità di divulgazione, quindi informare noi ma informare anche le altre persone. Una cosa che sottolineiamo è che tutto questo bagaglio di formazione che stiamo costruendo con tanta accuratezza è poi replicabile anche in contesti come un'azienda, una realtà di riferimento sportivo, religioso, quindi tenete presente anche la possibilità di adattare tutti questi contenuti anche a contesti diversi per la divulgazione magari mirata a qualche specifico contesto. Grazie. Grazie per l'ascolto. Bene, grazie Federica, grazie Daniele. Avete giustamente detto una cosa importante, che al di là delle azioni che organismi, realtà o associazioni possono fare, poi dipende molto dal singolo cittadino, dalla singola persona nell'essere promotore di cambiamento. Adesso passo la parola a Maria Costanza Hepp e a Marco Crepaz, che ci illustreranno meglio l'organizzazione e l'impostazione di Ecosveglia, che ha questo obiettivo di sensibilizzare la comunità in genere. Quindi usciamo dai destinatari, come diceva bene prima Daniele Giaffredo, riguardo studenti, alunni oppure anche altre realtà, ma entriamo in una dimensione che è quella della radio e quindi la diffusione, e grazie a Radio ABM abbiamo questa possibilità di questa diffusione internazionale. Quindi a voi la parola. Buonasera a tutti. Io sono Costanza, sono coinvolta in questo progetto in diversi modi. Sono insieme a Federica, Daniele e Oscar, sono facilitatrice dell'aspetto che si parlava appena prima, l'aspetto di educazione, quindi interventi nelle scuole.
ma sono anche sceneggiatrice e conduttrice di Ecosveglia. Cos'è? Ecosveglia è un programma radiofonico di 10 puntate che ha lo scopo di condividere un messaggio di urgenza, quanto sia urgente agire contro i cambiamenti climatici che stiamo vivendo purtroppo ogni giorno, ma anche lo scopo di condividere l'urgenza, di capire l'urgenza di la complessità della crisi climatica, perché la crisi climatica è molto molto complessa e non esistono soluzioni, come si dice in inglese, one size fits all, no? Non c'è la taglia unica di soluzioni, però bisogna agire in un modo anche molto creativo. Quindi la cosa più importante, la cosa di prima, è di capire quanto sia complessa questa crisi. Ecosveglia, quindi il titolo del programma, ha anche questa idea di sotto, questo concetto di urgenza, questo concetto di sveglia, di svegliarsi, di un concetto di allarme, no? E c'è questa idea dietro. E poi abbiamo scelto il linguaggio radiofonico per condividere questo messaggio di urgenza, perché la radio come mezzo di comunicazione ha una particolarità. La radio ci fa sentire in compagnia, e questa è una cosa che è stata studiata, è una cosa empirica, vera, diciamo. Quindi possiamo, attraverso l'Ecosveglia possiamo ricevere questi messaggi non solo dentro la testa, come diceva Federica, anche col cuore, quindi siamo coinvolti, il pubblico può essere coinvolto anche in un modo emotivo. Quindi questa è l'importanza del linguaggio radiofonico come linguaggio per condividere questi messaggi. E sono molto orgogliosa di questo progetto. Questo è un progetto con un team multidisciplinare, ma anche multiculturale. Forse vi siete già accorti che io non sono italiana, io sono cilena, sono originaria di Sud America. E per questo, sì, questo progetto ha anche questo aspetto internazionale, questo aspetto multiculturale. E una delle cose belle di Ecosveglia sarà disponibile non solo in italiano, ma anche in lingua inglese, spagnolo e portoghese. Quindi saranno 4 le lingue di Ecosveglia. Fin da subito vi posso già invitare ad ascoltare la prima puntata di Ecosveglia la prossima settimana, il giovedì 11 marzo, alle ore 21 su Radio ABM. E questa sarà la prima puntata in italiano, certamente, quindi dal vivo, diciamo, la diretta su Radio ABM online. Però subito dopo, già il giorno dopo, sarà disponibile il podcast di questo programma. Quindi ogni settimana una puntata nuova, la diretta su Radio ABM, e dopo, il giorno dopo, potete controllare ambientiamoci.it e troverete la versione del podcast. Prima, come dicevo, la versione in italiano, e poi andando avanti vanno in onda anche le versioni in altre lingue. Detto questo, della radio, ho parlato un po' della Radio ABM, quindi passo la parola velocemente a Marco Crepas, che ci parlerà di il coinvolgimento di Radio ABM. Grazie mille e buonasera a tutti. Buonasera a tutti, grazie Connie. Ho avuto il piacere di conoscerti anche in questi mesi di preparazione, che hanno avuto un po' di interruzione per la causa del Covid, ma non ci siamo fermati, non ci siamo assolutamente arresi. Partiremo, come ha detto Connie, giovedì prossimo. Siamo contenti, come Associazione Bellunesi del Mondo, di aver prestato la nostra web radio anche in collaborazione con il Rotary, perché il tema dell'ambiente è importantissimo, e avere l'opportunità di avere in ABM una web radio che trasmette in tutto il mondo, ma non solo, abbiamo le nostre sentinelle, i nostri circoli che ci ascoltano, e quindi sarà una diffusione straordinaria, non solo in streaming, ma abbiamo pensato anche al podcast, proprio perché questo contenitore deve essere condiviso, quindi l'emittenza sarà quel giorno, però dopo cattureremo quella messa in onda e la conserveremo come archivio, perché è importante che ci sia una continua condivisione. Questo è solo l'inizio, da giovedì prossimo, quindi mi raccomando, tutti
collegati con Radio ABM, ma se non riuscite giovedì non preoccupatevi, perché come ha detto Coni, il giorno dopo ci sarà la condivisione in podcast, che sarà via Spreaker ma anche via Spotify. Tutte le piattaforme che diffondono i vari podcast sono collegati, quindi in qualsiasi modo si avrà la possibilità di ascoltare tutte queste puntate. Quindi buon ascolto. Quindi abbiamo capito che avremo questa dimensione radiofonica, come ben spiegava anche Coni. Per noi Coni è Costanza, ovviamente, però tra di noi abbiamo i nostri nomignoli, eccetera, eccetera. Ovviamente, come diceva la nostra presidente all'inizio della nostra convirtuale, perché è stato coniato anche questa definizione per le nostre serate conviviali virtuali, abbiamo un ospite d'onore che ci ha accompagnato dall'inizio, è Luca Bassanese, che possiamo considerare anche il testimonial del nostro progetto Ambientiamoci. È un cantautore e scrittore italiano, molto attivo nel sociale, Targa May, Meeting Etichette Indipendenti del 2015, miglior artista per la musica popolare, già vincitore del premio Recanati e attestato di merito per l'impegno civile, premio nazionale Marcello Toni. Artista in sintonia con i sentimenti ambientalisti e di impegno civile. La sua musica è utilizzata negli istituti scolastici e nelle università per trattare i temi come il femminicidio, l'inquinamento, i beni comuni, la Costituzione e il razzismo. La sua sigla è anche la musica che ha accompagnato Padova come capitale europea del volontariato e presentata nell'occasione della visita del nostro presidente Mattarella. Ovviamente, per saperne di più su Luca Bassanese, poi potrete andare sul suo sito, che è molto interessante, www.lucabassanese.it, e potete eventualmente, per gli interessati, anche dare un contributo al suo impegno con un'attività di crowdfunding che va a sostenere la realizzazione dei suoi album. Quindi passo la linea al grande Luca Bassanese. Ma grazie Angelo, mi sentite? Eccomi qui. Ciao a tutti, io sono qui da questa location, che è la location di Piazza Bassanese. Piazza Bassanese, che è questa piazza virtuale, nata subito dopo il lockdown ed è nata per combattere l'isolamento sociale. Io dico sempre distanziamento fisico, ma non distanziamento sociale. E allora anche questa sera ho voluto presentarmi qui con tutti voi, proprio all'interno di questa location. E nell'ascoltare i vostri interventi, che sono veramente molto 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 interessanti, molto belli, soprattutto perché parlano di emozione, e parlano dell'arte dell'emozione, allora io vorrei partire subito con una canzone che ha per titolo Adelante e che ha molto a che fare con tutto questo. Adelante, adelante, il cambiamento non è distante. Adelante, adelante, se il cuore cambia, cambia la mente. Adelante, adelante, il cambiamento non è distante. Adelante, adelante, se il cuore cambia, cambia la mente. E c'era una donna che cercava una terra e non la trovava mai. C'era un bambino che cercava una stella e non la trovava mai. C'era una vita che sembrava più bella, ma nascondeva una verità. Lungo le stelle della notte, dormimi accanto felicità. Adelante, adelante, il cambiamento non è distante. Adelante, adelante, se il cuore cambia, cambia la mente. Adelante, adelante, il cambiamento non è distante. Adelante, adelante, se il cuore cambia, cambia la mente. Todos somos revolución, no hay diferencia en el corazón. Siamo un único canto, il canto del sole. Todos somos revolución, no hay diferencia en el corazón. Siamo un único canto, il canto del sole. Adelante, adelante, il cambiamento non è distante. Adelante,
adelante, se il cuore cambia, cambia la mente, adelante, adelante, il cambiamento non è distante, adelante, adelante, se il cuore cambia, cambia la mente. Se il cuore cambia, cambia la mente. Grazie, grazie, tanto vedo i vostri applausi virtuali. ed è bello pensare a volte come anche l'empatia passi attraverso questo mezzo. Non eravamo molto abituati, ma adesso ci stiamo anche abituando in questo modo. Poi sarà un'emozione, e spero presto, soprattutto per noi che amiamo il palco, che amiamo lo stare assieme a contatto con le persone, ma penso che molti di voi amano andare a concerti, teatro, insomma, che si possa riaprire presto. Ma come diceva Giorgio Gaber, un'idea passa sempre attraverso l'arte delle emozioni. E c'è una bellissima canzone di Giorgio Gaber che dice: un'idea, un concetto, un'idea, finché resta un'idea è soltanto un'astrazione. Se potessi mangiare un'idea avrei fatto la mia rivoluzione. Ed ecco che il cambiamento avviene solo ed esclusivamente attraverso le emozioni, l'educare le emozioni. E quindi prima sentivo proprio parlare di questo, di educare anche le nuove, soprattutto le nuove generazioni, alle emozioni, che vuol dire soprattutto ascoltare la vita che nasce, che cresce. E proprio per parlare di emozioni e del cambiamento attraverso le emozioni, io scrissi questa canzone che ha per titolo L'amore è sostenibile, una canzone che nacque in una notte, e al mattino poi la scrissi quasi di getto e feci un parallelismo tra la madre terra e mia madre. E poi questo, il titolo della canzone divenne L'amore è sostenibile, perché si parla di sostenibilità spesso in termini tecnici, e sostenibilità per l'appunto economica, sociale, ambientale, ma se tutto questo non passa attraverso le emozioni e quindi attraverso l'amore, difficilmente poi arriva una vera trasformazione. La canzone per titolo L'amore è sostenibile. Anna, non ti preoccupare, siamo come foglie in un cortile, e se il vento ci sarà ostile, abbracciami, non c'è altro da fare. Ma non scambieremo i nostri sogni con misere proposte commerciali. Sapremo ridipingere il futuro per un domani in cui non si è più soli. Non voglio consumarti, voglio amarti adesso e per i giorni che verranno. Non voglio consumarti, voglio amarti, così che il nostro amore possa vivere in eterno. Abbiamo secoli di libri, di poesia, l'intelligenza e la nostra fantasia. Anna, il tempo non aspetta, ci vuole in piedi alla sua porta. Tu porta qui con te tutti i giornali, li riempiremo di sogni quotidiani. L'odio non sarà più lui il padrone, l'invidia avrà un'altra occupazione. Saremo io e te persone nuove per poterci ancora respirare. Consumarti, voglio amarti adesso e per i giorni che verranno. Non voglio consumarti, voglio amarti così che il nostro amore possa vivere in eterno. Non voglio consumarti, voglio amarti adesso e per i giorni che verranno. Non voglio consumarti, voglio amarti così che il nostro amore possa vivere in eterno. Abbiamo secoli di libri, di poesia, l'intelligenza e la nostra fantasia. Anna,
non ti preoccupare, siamo come foglie in un cortile, e se il vento ci sarà ostile, abbracciami ancora, abbracciami. Carissimi, grazie di avermi invitato in questo incontro, dove per l'appunto si parla di ambiente, di sostenibilità, di vita, perché è di tutto questo l'essenza della nostra esistenza. Grazie Angelo. Grazie mille Luca, ti ringraziamo perché ci hai dato emozione. E grazie. E quindi hai toccato anche la parte del cuore, che fa parte un po' del sentimento che ci accompagna in questa serata. Grazie mille. E ci diamo ovviamente appuntamento, come do appuntamento anche a tutti, che la seconda serata di presentazione del progetto ci vede coinvolti martedì 9 marzo alle ore 21 con la regia del Rotary Club di Feltre, che è partner del progetto. E abbiamo parlato quindi di un luogo, un contenitore dove avere un po' tutte le nostre attività presenti. Allora adesso passo la parola a Fulvia Gidoni e a Giordana Isoton Marchioro, perché ci presentano un po' e ci illustrano il sito www.ambientiamocqui.it. Comincio io. Buonasera a tutti gli amici del Rotary e ai colleghi collaboratori di questo bellissimo progetto. Io sarò piuttosto, diciamo, essenziale, perché alla fine il lavoro è stato sviluppato grazie a, diciamo, il lavoro prodotto da tutti. Quindi, se vuoi, partiamo dalla home page. È appunto un contenitore che ha lo scopo di diffondere, diciamo, questo messaggio relativo a questa tematica così importante. Per cui, diciamo, abbiamo cercato già con il visual di richiamare un po' quella che è la tematica, per cui già in home page, adesso probabilmente la vediamo anche piuttosto grande, delle foto molto importanti che possano indurre l'utente ad entrare nelle diverse sezioni presenti all'interno del sito. È una struttura molto snella, perché è stato proprio pensata un'alberatura, quindi con la distribuzione di argomenti molto immediata, di modo che l'utente venga facilitato a recuperare tutte le informazioni che sono, diciamo, di rilievo. Ecco, per cui lo scopo è dare immediatamente la possibilità di accedere alle varie sezioni del sito, sfruttando anche queste immagini molto belle e molto di, diciamo, di richiamo, ecco. Per cui anche nell'organizzazione dei contenuti abbiamo cercato di essere molto razionali e diciamo con una distribuzione immediata e facilmente recuperabile. La piattaforma che è stata scelta è una piattaforma che può essere facilmente aggiornabile e soprattutto adattabile a tutti i dispositivi, perché è fondamentale che in questo poi diciamo momento la fruizione possa venire agevolmente da tutti i supporti tecnologici, per cui sia da desktop che da mobile che da iPad, per cui è una struttura altamente adattabile e facilmente analizzabile. Ecco. Verrà chiaramente implementato di contenuti e lo scopo primario appunto del sito è di diffondere in modo più efficace possibile tutto quello che poi verrà inserito, per permettere appunto una diffusione più elevata possibile appunto dei contenuti che verranno
inseriti con regolarità. Ecco. Il senso è che un sito, specialmente in questo caso, deve essere veramente utile. Quindi l'obiettivo è proprio quello di renderlo molto operativo e fare in modo che più utenti possibili abbiano la possibilità di accedere con grande facilità ai contenuti che verranno inseriti regolarmente. Ecco. Per cui poi avrete modo di visionarlo e di conseguenza di agevolmente verificare anche tutto quello che verrà pubblicato all'interno del sito. Oh. Lascerei la parola a Giordana che racconterà meglio di me ovviamente la parte contenutistica per quanto riguarda per il blog in particolare. Grazie mille Fulvia. Grazie. Buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi questa sera. E vi presenterò la parte che compete a me nel sito Ambientiamoci, che sarebbe la redazione del blog. Ho fatto anche le puntate in portoghese insieme a Coni, sono di origine brasiliana, l'altra parte multiculturale del gruppo. E allora, parlando del blog, Marco, magari si può farci vedere della homepage, per favore. Quando entrate nel sito Ambientiamoci, verso la fine potete trovare i nostri contatori. Cosa sono i contatori? I contatori sono i numeri presi dalle istituzioni che come reali dell'attuale situazione del nostro pianeta. Parlano dei livelli di anidride di carbonica oggi nell'atmosfera, i numeri della disuguaglianza sofferta dell'economia, della crescita dell'economia e della perdita della biodiversità. Questi tre numeri sono il motivo del quale il blog esiste. Immaginiamo che le persone quando arrivano sul nostro sito vedono questi numeri che sono veramente spaventosi e si pongono delle domande. Le domande del quale il progetto Ambientiamoci cercherà di risponderle. Perché abbiamo questi numeri? Di dove provengono questi numeri? Quindi il blog, Marco, se puoi scendere un attimino. La news del blog, la news del progetto Ambientiamoci c'è, come vedete, Il primo articolo parla, sarebbe l'altro, cosa sai della disuguaglianza da carbonio? Che già parla della disuguaglianza, di perché quelle 52% di disuguaglianza. Poi ci saranno introdotti altri articoli che divisi in categoria, gli argomenti divisi in categoria, che attivismo di crescita, impronta ecologica, l'inquinamento, l'energia, la cura, sottintesa anche come salute, sono argomenti provenienti che provengono dai contatori. Sono informazioni prese di fonti affidabili, che lì potete guardare anche la fonte di dove abbiamo preso le informazioni e l'obiettivo del blog è informare, coinvolgere, educare e ispirare le persone. Loro possono valutare le sue proprie azioni, le sue impronte in confronto all'ambiente. Perché come hanno detto anche i colleghi prima, la soluzione non è in noi, ma senza di noi non può esserci una soluzione. Quindi è il momento di guardare tutti nella stessa direzione, se vogliamo un cambiamento. Grazie mille a tutti. Grazie mille Giordana. Era importante per noi questa serata proprio anche per presentare il sito che ci ha impegnato moltissimo, tutto il gruppo di lavoro, per individuare la modalità che è stata ben illustrata da tutti i componenti dello staff, perché è un luogo dove chi vuole approcciarsi a queste tematiche, avere un'ispirazione, avere delle
sollecitudini per intraprendere un approfondimento su queste tematiche, sa che il nostro sito www.ambientiamocqui.it diventa una risorsa anche per informazione, sensibilizzazione, comunicazione. Quindi penso che siamo stati nei tempi, abbiamo sentito nel sottofondo qualcuno che stappava una bottiglia, quindi forse già pronto per la cena. Quindi passo la parola per chiudere la serata. Intanto ringrazio tutto lo staff, tutto il gruppo di lavoro del progetto per questa tappa del nostro percorso, come ringrazio ovviamente tutti i componenti della commissione del Rotary, dei tre Rotary che ci accompagnano nella realizzazione del progetto e tutti coloro che lo stanno rendendo possibile, i partner, gli sponsor e i partner tecnici. Quindi passo la parola alla Presidente, vi ringrazio e alla prossima puntata, martedì prossimo, con il Rotary Club di Feltre. Bene, grazie Angelo, grazie a tutti voi che siete intervenuti e che ci avete illustrato nel dettaglio il progetto. Noi giovedì scorso siamo andati a casa da una bellissima serata incontrando il professor Gilberto Muraro, che ci ha trasmesso un messaggio positivo e ottimista sul futuro dell'Italia e dell'Europa, ma partendo dal presupposto, condizione indispensabile, si faccia sistema. L'Italia e l'Europa potranno uscire da questa situazione sociale, economica così complessa solo se faranno sistema. Questa sera ci portiamo a casa il messaggio che dobbiamo fare sistema a livello globale, mondiale, e ci portiamo a casa l'impegno come rotariani e come cittadini di far circolare i contenuti che sono emersi questa sera. Vi ringrazio ancora, ringrazio gli amici del Cadore, ringrazio gli amici di Spittal, ringrazio tutti voi e vi auguro buona serata. Grazie mille. Buona serata. Buona serata. Grazie. Buona serata. Grazie. Grazie ai giovani.